Bene, signori, buonasera. Benvenuti, sono Luca Cerchiari e l'amico Alessandro Carrera mi ha chiesto cortesemente di presentare questo libro. Io sono un docente universitario che si occupa di musica americana. Non sono un esperto, dico subito, del soggetto Dylan, di cui, come tutti sappiamo, di Robert Zimmer ricorre il 70° compleanno. Cosa in sé già rilevante, perché abituati come eravamo noi, quindicenni, diciottenni, a vederlo in fondo un poco più grande, pensarlo oggi nella terza età ci fa considerare, ci fa sviluppare delle riflessioni sulla condizione della musica giovanile nell'anno 2010 e più in genere sulla situazione generazionale di qualcosa di unico nella storia della musica, e cioè questa generazione della musica giovane e giovanile, che è qualcosa che non appartiene al passato e che oggi non è più nemmeno tale, perché questi signori sono arrivati, per chi veda i Rolling Stones, i Beatles o Bob Dylan, a un'età, come dire, più che matura, e questo quindi fa in qualche modo perdere l'aura della giovinezza a cui in qualche modo sono stati, con la quale sono stati identificati. E quindi dalla generazione della musica giovane si passa alla generazione in fondo del classico e della classicità, e questo è reso possibile da due ordini di considerazioni: una sterminata produzione audiovisiva, discografica e visiva, di cui oggi avremo modo di assaggiare alcuni momenti clou che poi l'autore ci illustrerà, e una discografia vastissima che ha inizio nei primi anni 60 grazie a una figura trade union, una figura ponte della musica americana, che collega in qualche modo il mondo del jazz e del blues al mondo di quella generazione di giovani folk singers e cantautori che si affacciarono sullo scenario newyorkese e statunitense all'inizio dei favolosi anni 60, e cioè quella di John Hammond, produttore discografico della Columbia, che fu non soltanto già dagli anni 30 lo scopritore di talenti come Count Basie o Billie Holiday, piuttosto che non Lester Young o molti altri, ma anche dimostrando un'adattabilità e una capacità di cogliere i sensi del mutamento a distanza di 20-30 anni, fu anche lo scopritore discografico del giovane Robert Zimmerman da Duluth, Minnesota, ma anche di John Baez e anche più recentemente di Bruce Springsteen, come sappiamo. Ecco, questo può essere forse uno degli elementi che crea un ponte tra la mia area di competenza, che è un po' lontana, ma in realtà io sono onnivore e curioso di tante cose diverse, e come vedremo adesso la biografia professionale di Carrera non può che indurci alla curiosità per l'ampiezza, la vastità e la diversità dei temi trattati. In quanto ai possibili rapporti tra Dylan e la musica afroamericana, beh, leggendo il libro se ne scoprono numerosi. Il blues in primo luogo, ma anche il vasto territorio dei canti religiosi. La Bibbia è qualcosa, e qui Carrera ci può spiegare meglio e più in dettaglio, che accomuna questo retroterra culturale dilaniano con il mondo ottocentesco degli spirituals, e il blues in particolare è proprio uno dei punti di partenza dell'esperienza dilaniana, no? Questo riferirsi, secondo questa tecnica che Carrera ha così ben descritto in questo libro ponderoso, ricchissimo da un punto di vista degli studi culturali, e direi quasi unico, per quanto poco io conosca la bibliografia dilaniana, nel addentrarsi in modo approfondito nell'analisi poetico-testuale del contributo di Dylan, che è qualcosa che forse non è ancora stato fatto in un modo così compiuto a livello internazionale. E il blues, dicevo, è una delle alma mater, è una delle alme mater di Dylan, uno dei punti di partenza quasi insieme al folk song, diciamo, euroamericano di area bianca, diciamo, di punto di partenza della sua carriera. E infatti non a caso Carrera individua appunto proprio nel blues alcuni dei modelli giovanili, insomma, dalla formazione del giovane Dylan, del Dylan adolescente ancora. E non a caso questa tecnica di collage, di patchwork,
tematico e testuale che Dylan attua anche nei confronti di altri territori come quello della poesia, e qui ci dirà meglio Carrera, da Rimbaud a Kerouac, quindi alla poesia europea, a quella americana, e sembra in qualche modo contrassegnare questa tecnica su cui poi vorrei intervistarlo come lettore, non come esperto, come lettore curioso. Quindi, per concludere, il blues di Robert Johnson, di Charlie Patton, il blues di Johnny Lee Willis, di Kokomo Armole e molti altri, no? Blues che a sua volta, in questa infinita serie di scambi, di prestiti e imprestiti, si ricollega a sua volta anche alla canzone popolare di tradizione europea e viceversa. Cioè, questo mondo di contatto tra afroamericani e bianchi ha prodotto infiniti scontri, ma anche infinite suggestioni incrociate, infinite influenze. Per non parlare poi delle relazioni tra il mondo culturale ebraico-americano e quello afroamericano, tutta un'altra e complessa e interessantissima area di studi. Ecco, credo che non ci sia scandaglio, diciamo, della vita, della biografia e della vita artistica di Dylan, che Alessandro non abbia trasferito a questo libro, di cui, come sappiamo, oggi esce una nuova edizione riveduta e ampliata, il che spesso significa fare un'operazione che, se già scrivere il libro che si legge in 2 ore ma si scrive in 2 anni è difficile, l'aggiornamento spesso pone dei problemi ancora maggiori. E questo può sembrare persino paradossale, perché si deve intervenire anche su se stessi, cioè su ciò che si è scritto, che si allontana rapidamente e progressivamente dallo scrittore di 1 anno, 5 anni o 10 anni dopo, che in qualche modo prende anche le distanze da se stesso, così come fa Dylan, cantante, come fanno i creativi, i menestrelli come lui. E infatti dice, ad esempio, Carrera, cito una frase dal libro: la febbrilità dell'ispirazione di Dylan, con la sua enfasi sull'improvvisazione a scapito della progettazione, affronta il rischio dell'incompiutezza artistica, del fallimento sul piano delle relazioni personali, perché scommette su un compimento più alto, sulla rara grazia di una perfezione istantanea e irripetibile. Ecco, questa poesia dell'istante, questa poesia del momento, che sembrerebbe appartenere alla tradizione, alla grande tradizione, direi artistica, dell'oralità americana, ma che in realtà appartiene da sempre a tutta l'ispirazione creativa, colta, orale o come la vogliamo definire, a tutta la progettazione creativa europea americana dall'alba dell'uomo, da Omero, quindi con la recitazione improvvisata dei versi, fino ai grandi compositori di cui si è occupato anche nella sua lunghissima e vastissima bibliografia Carrera, come fino a tutto il 700 e l'800 erano Mozart, Brahms, e Liszt e ancora molti altri, cioè dei grandi improvvisatori e solo in un secondo momento dei compositori. Ecco, vorrei ricordare rapidamente 2 cose. Uno, che questo libro, che esce oggi per un editore importante che ha sempre dato una particolare attenzione al mondo anche al mondo della cultura giovanile e non più tale, compie 10 anni, mentre Dylan ne compie 70, il libro di Carrera ne compie 10. E autobiograficamente l'autore ripercorre anche le sue vicende. Come sapete, Carrera è un italiano che però da molti anni vive negli Stati Uniti, dove insegna, ha insegnato anche in Canada, ma poi negli Stati Uniti, in particolare a New York e Houston, che sono state le sue 2 città. Quindi c'è questa oscillazione geografica e affettiva tra 2 mondi molto diversi, che io ho avuto modo brevemente nel caso di New York e più lungamente nel caso di Houston, grazie anche degli inviti che gentilmente lui mi ha fatto negli anni scorsi, di frequentare. Sono 10 anni per un libro, e sono molti, perché noi viviamo oggi in un'epoca estremamente consumistica, anche nella produzione del libro, che dovrebbe essere un oggetto non assimilabile al panino, per cui la mattina si frequenta il panettiere ed è fresco e la sera è già cestinabile. Invece anche il libro ormai subisce questa sorta un po' paradossale, no? Di ciclo breve della produzione. E la produzione del libro è diventata pop, ma non nel senso migliore del termine, nel senso più
come dire, effimero, no? Libri stagionali, libri ancora un po' trimestrali, libri che nascono e scompaiono, libri che ci possiamo costruire anche noi, e questo è un aspetto positivo. Quindi un libro che dura 10 anni significa che c'è qualcosa di importante, c'è qualcosa di rilevante, c'è intanto un atteggiamento conservativo nel senso migliore da parte dell'editore, e poi ci deve essere una qualità che lascio alla curiosità di voi lettori scoprire nel testo di carriera. E che ho fatto un rapido conto, i libri che hanno superato i 10 anni di vita in Italia in argomento musicale sono veramente pochi, sono una decina forse in tutto. Qualcuno adesso penserà quali sono. Sono La storia della musica di Massimo Mila, che è un classico che ha superato il mezzo secolo. Sono Il jazz di Arrigo Polillo, che viaggia intorno ai quasi 40 anni perché è del 75. Sono titoli molto rari, devo dire, soprattutto di editori specializzati. E in questo piccolo panorama metto anche un mio testo, un mio modesto contributo, un mio libro per Bompiani, è arrivato al 13° anno di vita, anche se poi ha avuto un aggiornamento e trasformazione, una mettenza in cosa. Ecco, vorrei concludere con qualche informazione per chi non conosce l'autore, perché naturalmente sono anche amici appassionati di Dylan eccetera. Alessandro Carrera, che ho conosciuto negli anni 70 qui a Milano. Entrambi cominciavamo la nostra professione o le nostre passioni nel campo della musica. Apparteneva allora alla cooperativa All'Orchestra, e mi ricordo un giorno ci incontrammo perché erano usciti dei dischi che questa cooperativa produceva, e lui gentilmente mi fece avere alcuni dischi e io scrissi un articolo. In questo modo ci siamo conosciuti. La sua è stata poi un'esperienza molto interessante professionalmente, come studioso e come professore. Come studioso e come operatore culturale all'Istituto Italiano di Cultura in New York, e poi nell'ambito dell'università, nell'ambito dei cultural studies e in particolare della letteratura italiana. Ma Carrera è un filosofo di formazione, è stato allievo di Carlo Sini, che è una tra le menti più sottili e ampie ed eccelse della filosofia teoretica italiana, ancora attivo, e probabilmente questa formazione filosofica gli ha permesso di sviluppare una poliedricità di interessi e di capacità di scrittura che ne fa un autore piuttosto unico e piuttosto raro nel panorama italiano e devo dire internazionale, visto che vive tra due mondi, cioè l'Italia e gli Stati Uniti. Ha scritto molto di poesia, ha scritto di letteratura, ha scritto di filosofia, e per Feltrinelli vorrei ricordare se la voce del cantante può, come dire, velarsi e un po' sfumare qualitativamente negli anni, invece la voce di questo autore cresce e matura e diventa sempre più interessante, se posso fare un complimento ad Alessandro come lettore, con il passare del tempo. Ecco, quindi gli autori, gli scrittori, i saggisti possono avere, diciamo, questo vantaggio rispetto ad altre professioni. E quindi in particolare la consistenza della luce, cioè Il pensiero della natura, da Goethe a Calvino, che lui ha pubblicato un anno fa per Feltrinelli, è un contributo nell'ambito degli studi filosofici di primissimo livello, come è stato sottolineato anche dalle presentazioni importanti e numerose. Ma naturalmente, per concludere, Alessandro è un esperto tra i maggiori a livello internazionale di Bob Dylan, e quindi di questo che oggi parleremo, a partire dalla nuova edizione molto ricca, molto densa di spunti di questo libro. Ecco, uno spunto che ancora mi permetto, prima di concludere, di sottolineare è quello del minstrel. Ora, il minstrel è il menestrello, naturalmente Dylan è un menestrello contemporaneo, però notiamo come questo sia un fatto antico, lontano, la musica giovanile, la musica pop, io direi la musica, la cultura, la presenza dell'uomo, e allora cerchiamo di rompere questi steccati e queste barriere che hanno confinato spesso sostanzialmente la disattenzione e il disinteresse dell'Accademia nei confronti del presente. Cioè, uno dei problemi dell'Accademia, dove oggi invece Dylan, ma solo perché ha una certa età, perché fosse ventenne nessuno se ne occuperebbe, no? Sviluppa, sono convegni, analisi sempre più raffinate, testuali, musicali, addirittura anche giuridico-morali, no? Sulla testualità creativa di Dylan, questo abbiamo visto recentemente, un convegno. Ecco, l'Accademia forse non può essere del tutto diverso, però questa è una piccola critica che facciamo noi che
ci siamo dentro e che in qualche modo ne prendiamo però anche un po' le distanze, è un po' sempre troppo proiettata sul passato, cioè si va a colpo sicuro, no? Più secoli si distanziano tra noi e l'oggetto e meglio è. Ecco allora che il problema con Dylan non si pone, perché se, come sottolinea giustamente Carrera, Dylan è un menestrello del contemporaneo, anche se lui nello specifico individua proprio dei modelli dell'Ottocento americano a cui Dylan si è rifatto, ecco che in fondo allora Dylan, grande cantore, con tutti i pro e i contro, con tutti i limiti, no, di questa voce che può essere affascinante o stonata a seconda dei punti di vista, no, come quasi tutte le voci affascinanti sono stonate, perché le voci molto intonate appartengono alla categoria di anonimato collettivo dell'interpretazione, alla quale invece sfuggono fortunatamente i creatori individuali, ognuno dei quali ha una voce così identificabile come propria e sua che nessun altro è in grado di ripetere. E allora dicevo, per concludere, che se il menestrello è la figura che Dylan ha incarnato come voce dell'America contemporanea, il menestrello è qualcosa che risale invece alla notte dei tempi, cioè alla storia dell'uomo, e quindi in realtà è l'emblema nella sua dimensione errante di una storia della civiltà che attraverso la canzone e la vibrazione della corda e del canto e di un testo significativo e coinvolgente appartiene a tutta la storia dell'uomo, al griot africano come al menestrello medievale, alla lirica rinascimentale, cui accennavamo ieri telefonicamente, così come alla musica giovanile americana contemporanea. Con questo ho finito, mi complimento con Alessandro per questo lavoro bellissimo, ricco di spunti, mi scuso per le mie molto limitate competenze dilaniane, ma la lettura del suo libro in questi giorni mi ha aperto tutta una serie di curiosità e di scenari che adesso in questo tempo speriamo di approfondire. Grazie. Devo ringraziare molto Luca naturalmente per questa bellissima introduzione. Spero di farlo più che a parole nei fatti, diciamo, con quello che vorrei dire, magari anche con le vostre domande, le quali sarei felice di rispondere. Ci sono due cose, due parole che lui ha usato, che io vorrei riprendere per iniziare il discorso intorno a questo libro, alla sua ripubblicazione, alla nuova edizione. La parola classico e la parola ispirazione. Sul fatto che appunto oggi con Dylan che ha 70 anni, Rolling Stones che sono della stessa età e così via, non possiamo più usare le stesse categorie che si usavano una volta. Gli stessi personaggi di cui stiamo parlando sono stati, forse sono ancora abbastanza sorpresi dal continuo interesse che c'è nei loro confronti, perché quando avevano 20 anni certamente non se l'aspettavano. È ben nota la frase di Ringo Starr che una volta ha detto: ma non continueremo mica a fare i Beatles anche quando abbiamo 30 anni, come dire, a 30 anni basta, no? E invece non è andata proprio così, sono stati costretti a continuare il loro lavoro, sono stati costretti a continuare questa nuova arte che avevano inventato a quell'epoca, è che sembrava una cosa all'inizio destinata a finire in poco tempo, invece no, non lo è diventata. Allora, la parola classico. Una volta ho fatto vedere ai miei studenti in America Zabriskie Point di Antonioni, che come sapete ha una colonna sonora dei Pink Floyd, e in uno dei temi che poi mi hanno dato, uno degli studenti ha scritto che aveva trovato molto interessante la colonna sonora di musica classica di Mr. Floyd. E a quel punto mi sono sentito molto vecchio. Non sono andato a spiegargli chi era esattamente Mr. Floyd. Lasciamo così. Magari lui pensa che sia un compositore di musica classica inglese, americano, contemporaneo, no? Mr. Pink Floyd, va bene così, insomma, non cambiamo le cose. Ecco, invece sull'ispirazione, vorrei che qui avesse voce qualcuno che ne sa molto più di me, cioè Allen Ginsberg. Vorrei farvi vedere un breve frammento dal film No Direction Home di Martin Scorsese, in cui Ginsberg parla dell'ispirazione dylaniana. È un breve frammento e lo vediamo insieme a Dylan che canta It's Alright Ma, I'm Only Bleeding.
La versione che io qui non ha sottotitoli, ma praticamente Ginsberg sta dicendo: c'è stato un periodo, e si sta riferendo agli anni 64-65, in cui Dylan era, questo vedete Bobby Newhart, in cui Dylan era una colonna d'aria, dice, per spiegare in che senso lui era e la sua ispirazione erano la stessa cosa. Usa l'immagine, Dylan era una colonna d'aria, cioè una colonna di respiro, è un'immagine biblica, sono le colonne di vento che girano nel deserto quando gli ebrei stanno cercando la terra promessa. Ginsberg si riferisce esattamente a quei passi della Bibbia dicendo che era diventato la stessa cosa del suo respiro. Ecco, cosa vuol dire essere una colonna di respiro? È un privilegio concesso a pochissimi e contemporaneamente è anche una condanna, perché sono pochissimi gli artisti dei quali si può dire che sono la stessa cosa della loro ispirazione. In genere questo accade, quando accade, e già accade rarissime volte, per periodi di tempo molto limitati. Si ha un anno, due anni, tre anni di estasi creativa, in cui si è la stessa cosa del lavoro che si sta facendo, ci si pensa 24 ore al giorno, non si funziona nel mondo normale, nel mondo amministrato, come direbbe Rilke, perché si sta su un altro piano, si sta facendo un'altra cosa e non è possibile scendere a terra molto spesso. Bisogna avere degli amici come li aveva quell'antico filosofo greco, il fondatore della scuola dei cinici, che lo aiutavano a attraversare la strada, perché altrimenti non si riesce neanche a attraversare la strada. Dylan l'ha detto in un'intervista, quando gli hanno chiesto se sei un poeta, e lui ha detto: ma i poeti vivono in campagna, vivono sulle rive dei laghi, non portano fuori la spazzatura, non vanno alle riunioni degli studenti e degli insegnanti a scuola, e di solito muoiono suicidi. Cioè, quindi io non lo so se sono un poeta. E si riferiva, pur muoiono giovani, muoiono ammalati, muoiono suicidi, si riferiva a Keats, si riferiva anche a Jim Morrison. Ecco, quindi essere una colonna di respiro è una grazia, perché Dylan lo è stato soprattutto nei primi anni quasi sempre, ma in particolar modo in quegli anni di cui parla Ginsberg, nel 64, 65, 66, quando ogni cosa che lui diceva, ogni gesto che faceva, ogni elemento della sua giornata entrava a far parte della sua opera. Non c'è niente che lui abbia fatto o detto in quegli anni che in qualche modo non faccia parte della sua opera. Quindi non solo le canzoni, ma anche quello che scriveva, le poesie, belle o brutte che fossero, non ha importanza, le interviste che rilasciava, le cose che diceva casualmente o come qualcuno ha detto, perfino le cicche che buttava per terra avevano un significato in quel momento. C'è gente che c'è impazzita, c'è impazzita per questo, perché l'ispirazione, quando è totale, è una forza distruttrice. Per prima cosa distrugge l'artista, ma distrugge anche chi gli sta intorno, distrugge anche chi gli viene a contatto. Vuole capire cosa diavolo sta succedendo, vuole capire che cos'è questo demonico, la forza del demonico l'avrebbe chiamata Goethe. Goethe l'aveva vista in Paganini, e Paganini aveva molto di questo. Paganini viveva in questo modo, viveva nella sua ispirazione, era la stessa cosa del suo violino. E infatti era malato, era un uomo disperato, era un uomo distrutto. Ecco, è incredibile come Dylan si sia salvato da questo turbine di ispirazione, da questo tornado di ispirazione, e se ne è salvato, sappiamo, grazie a un incidente di moto che l'ha convinto a rallentare i ritmi, a cancellare le sue tournée, a non incidere un disco ogni sei mesi, a prendersela con calma. E dopodiché, naturalmente, tutti erano furiosi con lui, perché tutti volevano il martire, tutti volevano che si immolasse sulla croce della sua ispirazione, e lui si è rifiutato di farlo. E questa è l'altra cosa straordinaria di Dylan, che è riuscito a controllare la sua stessa ispirazione. Non nel senso che lui abbia sempre fatto quello che ha voluto e che tutto quello che lui ha prodotto sia quindi il frutto di una volontà deliberata, anche le cose meno riuscite, nessuno può avere il controllo fino a questo punto, ma sul fatto di non farsi divorare dalla sua stessa natura, ecco, in questo senso lui ci è riuscito, anche rischiando quindi il silenzio, il voltare le facce al pubblico, il prodotto sbagliato a volte fatto anche per allontanare il pubblico da sé. Questa è una cosa di pochissimi, cioè il fatto che qualcuno sappia di essere, diciamo così, parte della ruota del tempo
E che a un certo punto dice: no, un momento, io non ci sto qui, non, questa cosa mi sta distruggendo, me ne tiro fuori pagando il prezzo che devo pagare e vedrò se poi eventualmente riesco a rientrarci. Col tempo Dylan ci è rientrato, certamente mai con quelle intensità di quegli anni, mai con l'intensità di un Rimbaud. Rimbaud è un altro che a un certo punto è scappato dalla sua ispirazione. Tutti si chiedono perché è andato in Africa a fare il trafficante d'armi. Beh, dopo aver scritto Una stagione all'inferno e le illuminazioni, o muori o cambi vita. Non è possibile che per dire che prendi queste tue poesiole e le porti a un concorso accademico e diventi professore. No, non esiste. Non esiste, si cambia vita radicalmente dopo aver fatto una cosa del genere. Quindi all'Inter si va anche a fare il trafficante d'armi in Africa. Chi lo sa, se non fosse morto giovane, se non avesse avuto la cancrena alla gamba, magari Rimbaud tornava in Francia e riprendeva a scrivere poesie più tranquille, diciamo così, meno furibonde, meno cosmiche di quelle che scriveva a 16 anni e 17 anni. Ecco, immaginate un Dylan che aveva il modello di Rimbaud in faccia, no? Ce l'aveva proprio in fronte agli occhi continuamente. Rimbaud era il suo modello di poeta. I modelli come nella musica popolare lui li trovava in Buddy Guthrie, li trovava in Hank Williams e magari anche in Elvis Presley, ma come modello poetico chiaramente per molti anni ha avuto Rimbaud. Bene, eppure è riuscito a entrare e uscire dal gioco, in qualche modo. Ed è per quello che, da un lato, siamo ancora qui a parlarne, dall'altro è ancora un oggetto di contesa, cioè non è un oggetto pacificato. Dylan non è entrato in un canone tranquillo, non è uno di cui si sa già quello che è stato, si sa già quello che ha fatto, e più o meno si può avere già un giudizio su di lui. Non è così. Anche persone che non hanno apprezzato Dylan dagli anni 70 in poi, che non l'hanno mai considerato dello stesso livello di come era prima, di come era negli anni 60, in qualche modo ce l'hanno ancora qui, gli ruga ancora in gola, diciamo così, perché è un problema mai risolto. Ci sono poi altri che invece hanno apprezzato i suoi mutamenti, le sue trasformazioni, ma per loro è comunque la stessa cosa, cioè Dylan non li ha mai fatti stare tranquilli. È il caso quasi unico di un artista che mette sulla graticola il suo stesso pubblico, i suoi stessi sostenitori, non li fa mai stare tranquilli, li lascia sempre leggermente insoddisfatti, come se fosse espertissimo nel concedere qualche forma di piacere che però non è mai definitivo, non è mai veramente appagante, fa immaginare un piacere ancora più grande, per cui bisogna ritornare a lui. E anche se ovviamente con gli anni il piacere può diminuire, anche se le distanze della vita, della biografia si possono fare tante, ma insomma è un problema ancora aperto e direi che sostanzialmente è di questo che lo dobbiamo ringraziare. Vorrei aggiungere una cosa, che ecco, quando Dylan ritorna sulle scene nel 74-75 con un nuovo repertorio, con un nuovo look, è un'altra persona in un certo senso rispetto al Dylan degli anni 60, anche se ispirazione è fondamentalmente sempre quella, lui ritrova ancora un pochino di questo diciamo, potere sciamanico che Ginsberg gli attribuiva. Ne vediamo qui un esempio in un'esecuzione dal vivo di Tangled Up in Blue, dalla Rolling Thunder Review del 1975, in cui Dylan compare in maschera con Biacca e Minio sul viso come un personaggio da commedia dell'arte. E qui, per sua scelta, perché fa parte del film Renato e Clara, la cinepresa non si muove, inquadra soltanto la sua faccia. Fino a che, siccome la canzone è piuttosto lunga, l'inquadratura diventa abbastanza intollerabile. Non la vedremo tutta, ma quanto basta, diciamo così, perché venga trasmessa quell'energia che lui voleva si trasmettesse. Questa è una canzone che ho dissezionato nel capitolo nuovo che ho scritto per il libro, che si intitola appunto Tangled Up in Blue, storie che fermano il tempo. Sono partito da lontano, sono partito dall'interesse di Dylan per la pittura, dall'incontro che avevo avuto nel 1974 a New York con un pittore di nome Norman Raven, che era poi in realtà il figlio del grandissimo scrittore in lingua yiddish Shalom Aleichem.
era uno dei suoi figli, faceva il pittore e insomma il professore di filosofia ebraica, il guru, qualcosa del genere, in un piccolo studio all'undicesimo piano della Carnegie Hall a New York, e Dylan era entrato in contatto con lui tramite amici, si è iscritto a uno dei suoi corsi. E Dylan è uno che la scuola non l'ha mai sopportata, dopo la high school, non ha mai neanche dato un esame all'università, e quindi che si iscrivesse a un corso e che si presentasse tutte le mattine alle 8:30 era già una cosa incredibile. Aveva capito che aveva qualcosa da imparare da questo personaggio bizzarro che parlava 7 lingue, che aveva girato l'Europa, che era stato amico intimo di Modigliani, di Soutine, in Francia, e che parlava di Proust, parlava di qualunque cosa, più che insegnare pittura parlava di insegnava alla gente a come concentrarsi, come ritrovare la concentrazione e quindi l'ispirazione. E Dylan temeva di averla persa nel corso di quegli anni, perché distratto dalla troppa fama che aveva, dalla necessità di abbandonare un momento il mondo delle scene, di concentrarsi sulla sua famiglia, quindi temeva che ormai gli mancasse qualcosa, e Reben l'ha aiutato, senza saperlo, perché Reben non sapeva neanche chi fosse Dylan, senza saperlo l'ha aiutato a riconcentrarsi, a ritrovare un'unità di ispirazione, e gli ha insegnato, sempre senza saperlo, a concepire canzoni come quadri. Ora, la nascita di Tangled Up in Blue, forse è proprio, ci sono parecchie leggende sulla nascita di questa canzone, una di quelle che a me sembra, se non la più credibile, senz'altro la più bella, è che Dylan stava appunto seguendo i corsi di questo pittore e stava disegnando un vaso usando molto blu, e Reben va da lui e gli dice, fammi vedere cosa stai facendo, e gli dice, you are all tangled up in blue, che nel suo linguaggio di pittore voleva dire, sei troppo fissato sul blu, lascia perdere il blu, usa qualche altro colore. E Dylan invece coglie la frase in tutt'altro modo, e pare che qualche giorno dopo si ripresenti con la prima versione della canzone già scritta, dove ogni strofa finisce con la frase We were tangled up in blue, I was tangled up in blue, che però nel contesto della canzone non significa mi sono fissato col blu, ma significa sono aggrovigliato nella tristezza, sono legato ai nodi della malinconia, il blu come malinconia. Ecco, ma qualcosa di magico appunto accade. Dylan recupera una cosa che prima faceva istintivamente e aveva perso la capacità di farla, la riprende a questo punto in maniera più intellettuale, più cosciente. E che cos'è? È la capacità di raccontare storie senza far scorrere il tempo, come se fossero dei quadri. Lo faceva anche prima, nelle canzoni di Blonde on Blonde lo faceva già. Le canzoni di Blonde on Blonde che raccontano delle storie, in realtà sono storie che non hanno un preciso sviluppo temporale, ed è questo uno dei segreti dell'arte dylaniana del comporre canzoni. Le sue canzoni sono strane, sono bislacche, sono fuori da ogni regola, eppure continuano a piacere, continuano a essere reincise, continuano a essere riutilizzate, ripensate, perché raccontano storie non in modo lineare. Se una canzone racconta una storia in modo lineare da A a Z, dopo che l'abbiamo sentito 3 volte ci ha già stancato, perché sappiamo tutto. Ma il modo in cui Dylan racconta storie è quello di lasciar fuori parecchi elementi che sarebbero invece fondamentali per una comprensione reale di quello che è successo. Quindi nell'arte narrativa di Dylan è più importante a volte quello che lui non dice di quello che dice. In un testo come Tangled Up in Blue, lascio da parte qui appunto l'aspetto musicale per ora, sul quale ci si potrebbe discutere, ma mi concentro un momento sul testo, apparentemente è una storia di un'ossessione amorosa, di un uomo che ha incontrato una donna in un momento difficile della sua vita, mentre lei stava divorziando, e non è un rapporto felice, è un rapporto troppo costretto dalle circostanze, per cui finisce, e lui in tutti gli eventi che ha dopo questa separazione però non può far altro che ripensare a lei e sperare di incontrarla un'altra volta in differenti parti degli Stati Uniti d'America, perché la canzone è anche un viaggio che comincia in Arizona, va su nel nord, nello stato di Washington, poi fino a New Orleans, potrebbe esserci di mezzo anche New York. Bene, ma questa è la prima lettura.
se poi noi andiamo veramente a leggere bene il testo, nelle principali quattro varianti che esistono, ne esistono 23, Dylan non ha mai finito di riscrivere questa canzone, ma ho preso in esame nel libro le quattro varianti principali. Se poi andiamo a leggere veramente bene la storia e capire non solo quello che c'è scritto, ma anche quello che non c'è scritto, ecco che tutto si complica. La storia potrebbe essere sì quella di un uomo in cerca di una donna, ma potrebbe anche essere quella di un uomo in cerca di sette donne diverse, perché ci sono sette strofe e nessuna delle donne che vengono menzionate nelle sette strofe potrebbe avere dei riferimenti con la prima. Potrebbero essere tutta un'altra storia. Oppure potrebbero anche essere sette uomini diversi che cercavano la stessa donna, o sette uomini diversi alla ricerca di sette donne diverse. Ci sono quindi quattro possibilità che la canzone lascia aperta. Il risultato è che effettivamente il tempo cessa di scorrere, perché non siamo più di fronte a una narrazione lineare. Dylan voleva esplicitamente che questa canzone potesse essere ascoltata come nello stesso modo in cui si guarda un quadro. Ci è riuscito in questa, ci è riuscito in Idiot Wind, ci è riuscito in Isis, che è una canzone di Desire. Non è facile, naturalmente, bisogna riuscire anche in Brunswick Girl, direi, una canzone degli anni Ottanta, penso che ci sia riuscito, e sono tutti esempi che faccio nel capitolo che ho scritto, ed è così che lui in qualche modo ha recuperato una tecnica, un'abilità che aveva perduto, e anche questa capacità sciamanica, diciamo così, di raccontare solo quel tanto che basta per suscitare un'attenzione nei confronti nell'auditore, nel lettore, nello spettatore. Faccio una parentesi, che poi in realtà non lo è, ma dunque, una volta sono andato a parlare di Dylan a Houston, al centro culturale italo-americano, perché alcuni giovani che lo frequentavano ogni tanto mi avevano invitato, mi hanno detto: perché non vieni a parlarne, sai, lì si fanno sempre un po' le solite cose, almeno questo sarebbe una cosa diversa. E ho detto: beh, perché no? Io sapevo che lì il pubblico magari era meno sintonizzato sull'aspetto Dylan, però ho detto: proviamoci, no? Allora sono andato a fare una serata dylaniana facendo vedere parecchi video, alcuni di questi che voi vedete, molti altri, incluso questo di Tangled Up in Blue. E alla fine, a parte il piccolo gruppetto dei giovani che mi avevano invitato e che erano abbastanza entusiasti della serata, ho chiesto se avevano delle domande per me, e lì c'erano appunto dei signori anziani italiani venuti in America alla fine degli anni 50, per cui fondamentalmente il mondo per loro si era fermato a volare. Diciamo così, non credo che abbiano mai ascoltato niente che sia venuto dopo, ecco. Sì, forse fra buon gusto, non lo so, ma cioè l'America comunque, niente, di entrata di qua, di uscita di là, ecco, assolutamente. Per cui, finita la mia conversazione, in cui mi ero proprio, come dire, sfegatato per cercare di fargli passare qualcosa, di fargli arrivare qualcosa, una anziana dottoressa mi prende per la giacca e mi dice: ma chi è quello lì? Ma cosa vuole? Ma perché va in giro con la chitarra? Ma è uno conosciuto, ma si sa chi è? Io non l'ho mai sentito nominare. E dico: signore, beh, insomma, vabbè, ne ho parlato per un'ora, cioè, non so. E poi si alza un'altra mano di un altro signore anziano italiano, anche lui un dottore, ex dottore, che con aria molto seria mi dice: ma questo signor Dylan non ha mai pensato seriamente di farsi ricoverare in manicomio? Anche ho deciso di prendere sul serio la domanda, no? Ho detto: beh, non so. Tempo fa ho letto un seminario di Lacan che parla di James Joyce, e c'è un capitolo dove Lacan si pone la domanda, dice: ma Joyce era pazzo? E dice: è una domanda legittima, cioè possiamo anche farcela, no? Non c'è niente di male a farci questa domanda. Cioè, uno che passa 11 anni della sua vita a scrivere Finnegan's Wake magari è anche pazzo, perché no? Ecco, allora proviamo anche a pensare. Sì, va bene, ho detto, ma sì, può darsi che Dylan sia pazzo. E allora? possiamo benissimo pensare che siamo stati tutti coinvolti nella sua pazzia. Che sia una tale pazzia che ha attraversato il mondo intero, che gli ha fatto vendere 200 milioni di dischi e che ancora ci porta qui stasera a parlare di lui, proprio perché è pazzo. E chi lo sa, magari è vero.
Adesso vediamo un po' un Dylan pazzo. Vediamo il Dylan che canta Hurricane in un concerto dedicato a John Hammond, il suo primo produttore, di cui ha parlato Luca. John Hammond era presente a questo concerto, Dylan aveva appena inciso Desire e viene con Scarlett Rivera e con il bassista Howard Wyatt a eseguire tre canzoni, una delle quali è Hurricane. Guardate i suoi occhi, se non sono occhi da pazzo, in questo video. Ecco, a me il Dylan pazzo piace moltissimo. Ho trovato un episodio della sua vita, vorrei concludere leggendovi questa parte del libro, che non è stato mai raccontato a nessun biografo. Un episodio sconosciuto, in effetti è anche abbastanza difficile stabilirne le date. Ho fatto delle ricerche in merito, ma ci sono dei dati in conflitto tra loro, quindi sono abbastanza sicuro che la cosa sia accaduta. Se è accaduta esattamente così e nelle date in cui dicono che sia accaduta, questo veramente non lo so. In ogni modo è un episodio che risale al periodo della Rolling Thunder Review, quindi siamo nel dicembre del 75. Dunque, è questo. C'è un episodio nella vita di Bob Dylan risalente al periodo della Rolling Thunder Review che è stranamente sfuggito all'attenzione dei suoi biografi, inclusi i più pignoli. Non lo citano né Shelton, né Spitz, né Hylin, né Soames e nemmeno Sloman, che pure ha seguito la review giorno per giorno. La cosa è tanto più strana se si pensa che l'evento è stato riportato, quanto sembra, perfino dal New York Times, dove si è potuto leggere che in quell'occasione Dylan aveva proprio passato il segno. Il primo resoconto ci viene da Sam Shepard, che ne è stato testimone. Si trova nell'ultimo capitolo del suo Rolling Thunder Logbook, sorta di diario di bordo in cui Shepard ha registrato sia la delusione di essere stato invitato a partecipare alla Rolling Thunder Review senza che nessuno si desse la pena di dirgli che cosa doveva fare, sia la sua fascinazione, nonostante tutto, per Dylan e il suo insopportabile genio. È il 4 dicembre del 1975, siamo a New York. Al Manhattan Theatre Club, in una performance a inviti, si dà l'anteprima di Geografia di un sognatore di cavalli, un testo teatrale di Shepard, già rappresentato a Londra nel febbraio del 74 e in prima americana, come vuole la tradizione, in un piccolo teatro di New Haven, nel Connecticut. Non si presenta mai la prima assoluta a New York, si sceglie sempre un locale di provincia dove è possibile operare ancora qualche ritocco prima di affrontare Broadway. Ma ora è arrivato il giorno della premiere newyorkese. Shepard è già nervoso all'idea che gli annoiati critici di Manhattan, abituati a una prima tutte le sere che Dio manda in terra, non ci metteranno niente a fare a pezzi la sua pièce. Quando viene a sapere che una delle ultime file è stata riservata a Dylan e alla sua corte, che quella sera è composta da sua moglie Sara, da Lou Kemp, amico d'infanzia e manager della Review, dal compagno di ribalderie Bob Newhart e da Gary Scheffner, anche lui tra i tour manager di Dylan. Perfetto, pensa Shepard, un pubblico fatto di critici e di Bob Dylan. Peggio di così non mi può andare. Geography of a Horse Dreamer è la storia di Cody, un ragazzo che ha la facoltà di sognare i nomi dei cavalli che vinceranno le corse e che per questo viene rapito e legato a un letto da una banda di gangster che vogliono arricchirsi sfruttando il suo dono. Leggi, un giovane artista che viene costretto a sognare cavalli vincenti dall'industria del successo. Ma Cody ha perso l'ispirazione e non riesce più a sognare cavalli. I gangster pretendono allora che sogni cani da corsa. E incredibilmente Cody ci riesce. Tutto questo accade nel primo atto e la serata è tranquilla. Nessuno ride, piange o sospira. Qualche critico dorme, un block notes dimenticato sul petto, sognando il capolavoro che non recensirà mai. Solo Bob Dylan si agita sulla poltrona come se lo mordessero le tarantole. Shepard, che se n'è accorto, è sicuro che Dylan non ne può più e che all'intervallo se ne andrà. Pare che l'abbia fatto anche la sera prima in un altro teatro e Shepard non sa se l'idea gli dispiace o se lo tranquillizza. Ma Dylan non se ne va. In realtà non ha fatto altro che prendere appunti muovendosi a destra e a sinistra per chiedere fogli di carta e matite ai suoi fidi. All'intervallo chiede a Shepard se è un caso che un cavallo di cui si parla nel testo si chiami Sarah D, visto che Sarah è anche il nome di sua moglie. Shepard, confuso, risponde che è un caso. In effetti è il nome di un cane da corsa famoso in Inghilterra, che però non si chiama Sarah D, bensì Shara D, ma questo Shepard non glielo dice, forse intrigato anche lui dalla somiglianza dei nomi. Inizia il secondo atto e Dylan torna a sedersi. Entra in scena un dottore grasso, che è la vera anima nera della storia, più ancora del capo dei gangster,
e che è pronto a somministrare un'iniezione ipodermica al sognatore di cavalli allo scopo di estrargli la sostanza dei sogni raccolta nelle ossa della nuca. È a questo punto che accade l'incredibile. Dylan si alza in piedi e grida rivolto agli attori: aspettate un momento, aspettate un secondo, perché l'iniezione a lui? Non è lui che deve fare l'iniezione, è l'altro tizio che la deve fare. Luke Hemp lo tira per la giacca per farlo sedere. Neuwirth gli sibila di tacere, i critici intorpiditi si stanno svegliando. Dylan si scuote dalla presa, si rialza di scatto e grida ancora più forte. Non si capisce se agli attori o ai suoi amici. Perché dovrei guardare questa roba? Non sono venuto qui per guardare questa roba. Luke Hemp gli afferra la giacca un'altra volta e lo tira giù, a rischio di farselo cadere addosso. Nel mezzo della confusione, Sara non ha mosso un muscolo e ha continuato a seguire la recita, padrona di sé come gli attori che, a loro onore, non hanno perso una battuta. Dylan si infuria con quelli che lo trattengono, si libera di loro un'altra volta di nuovo in piedi come una molla, riprende a gridare: non è lui che deve fare l'iniezione, è quell'altro! I critici, finalmente svegli, stanno scrivendo furiosamente sui loro taccuini. Infine Dylan si calma. Quando la rappresentazione finisce, rapidissimo, guadagna un'uscita laterale seguito dai suoi. Di lui rimane solo l'impressione di un cappotto rosso e di un cappello da gaucho che scompaiono in direzione di Times Square. Il secondo resoconto su questa misteriosa serata viene da un'intervista rilasciata da Jacques Lévy, il collaboratore ai testi di Desire, anche lui parte in causa in quanto regista del testo teatrale che stava andando in scena. Lévy, come del resto Shepard, si era divertito parecchio all'improvvisata di Dylan e nessuno dei due ignorava che non c'era prezzo al mondo che potesse pagare una simile pubblicità. È successo che era davvero entrato nella commedia, ha detto poi Lévy. È stata una cosa formidabile, il pubblico era impietrito, non a causa di Dylan, ma per via di tutto l'insieme. In coincidenza con l'intervento di Dylan, infatti, due cowboy, fratelli del sognatore di cavalli, erano entrati in scena sparando ai gangster per liberare il fratello prigioniero, così che le grida di Dylan avevano avuto come sottofondo il suono della sparatoria, al punto che qualcuno degli spettatori poteva anche aver considerato l'interruzione dylaniana come un puro inserto di teatro nel teatro. E la commedia poi è piaciuta, continua Lévy. L'avevamo rappresentata molto vicina al pubblico, gli eravamo praticamente sulle ginocchia e Bob ci era entrato dentro. Il giorno dopo mi ha chiesto: ma ha ragione quel tale del New York Times, sei convinto anche tu che io mi sia comportato così male? Gli ho detto di no ed ero sincero. Bob di solito è una persona molto reticente, se fa una cosa del genere in un teatro vuol dire che chissà dove aveva la testa, ne sono sicuro. A dire la verità, Sam e io eravamo l'uno vicino all'altro quando lui ha cominciato a gridare. E ci siamo guardati, abbiamo ammiccato e siamo andati nell'atrio a ridere. Grazie.